E salve a tutti, ma che si racconta? Oggi parleremo dei migliori giochi in uscita nel 2020. Ehi, ormai il 2019 sta per finire e di grosse uscite ne abbiamo tantissime. Il prossimo anno, specialmente verso aprile, si prospetta spettacolare. Se non ci credete, cominciate il video assolutamentissimamente da Seduraiati e partiamo! Destroy All Humans. Io ho amato questa serie, mi ricordo delle mattine sveglio un'ora prima di andare a scuola solo per ammazzare qualche umano senza ritegno. Ok, mi facevo prendere un po' troppo la mano, ma vabbè. Uscirà nei primi mesi del 2020, secondo quanto riportato, senza una data precisa, e sicuramente sarò tra i primi a prenderlo. Parlava di un alieno che doveva scoprire cos'era successo a un suo coetaneo, che era andato in missione sulla Terra per estrarre dalle cortecce cerebrali degli umani del DNA vergine con cui ripristinare l'apparato riproduttivo della sua razza, che ormai l'unico modo che aveva per riprodursi era con la clonazione. Ma che cazzo ho appena letto? Mi accorgo solo ora che è davvero fuori di testa sta trama. Comunque, dopo aver scoperto che il suo amico era morto e poi aperto in due, decide di sottomettere la Terra. Insomma, cosa volete di più? Potete anche far volare delle mucche, meglio di così? Disintegration. Forse ad alcuni non dirà niente, ma Disintegration è un gioco ideato dal creatore di Halo, quindi da tenere assolutamente d'occhio. La storia ruota intorno alle cyberbike. No, tranquilli, non come la Cybertruck di Tesla. Sarete sopra delle moto che volano e hanno delle armi a bordo per uccidere i vostri avversari. Quasi sicuramente sarà un gioco molto incentrato sul multiplayer, come potete vedere, e sembra ci sarà da usare la testa. L'uscita è prevista sempre per un generico 2020. Cyberpunk 2077. Forse non c'è nemmeno bisogno che lo presenti, e moltissimi hanno già fatto il pre-order. Cyberpunk 2077 è l'ultima fatica dai creatori di The Witcher, cioè i CD Projekt Red. E sicuramente pure io starò in fila per la mia copia del gioco, eh. Parla di un mondo cyberpunk, una cultura che di recente sta esplodendo con i cosplay nelle fiere, e tu sei il protagonista che deve vivere le sue incredibili avventure. Ha fatto un po' storcere il naso il fatto che fosse in prima persona e non in terza come tutti i giochi dei CD Projekt, ma secondo le anteprime recenti è meglio sia così, per vivere appieno l'open world. L'uscita è prevista per il 16 aprile 2020. Dying Light 2. Altro gioco che non ha bisogno di sicuro di presentazioni. Dying Light 2 è il nuovo open world dai creatori, del primo Dying Light, cioè Techland, e questo si prospetta ancora più grande e ancora più dinamico del primo. Siete in un mondo ormai dominato dagli zombie e dovrete sopravvivere trovando provviste e uccidendo tanti zombie, come piace un po' a tutti. Il gioco si fa più duro di notte quando appaiono zombie ancora più, ecco, zombosi, che hanno tutte le statistiche potenziate e, sorpresa, possono correre. Insomma, saranno il vostro peggior incubo. L'uscita è per la primavera del 2020. Final Fantasy VII Remake. Ah, ecco uno dei miei preferiti in assoluto. Io ho cominciato a giocare alla PlayStation 1 con Final Fantasy VII. Beh, prima ho provato il giochino di Pocahontas dove bisognava, ecco, disegnare e colorare, ma cerco sempre di non nominarlo perché è davvero un periodo buio quello. Comunque questo è stato un signor JRPG, con meccaniche di gioco incredibili e una storia che avrebbe fatto piangere anche un galeotto di prigione. Ad oggi sono uscite tante versioni in HD, ma non si è mai visto un lavoro così mastodontico di remake. Tutto quanto rifatto da zero, perfino il sistema di combattimento sarà diverso. Diventerà quasi un vero e proprio action, con tante piccole aggiunte, altrimenti si potrà comunque optare per il sistema a turni grazie a un'impostazione. Tantissimi lo attendono con ansia e l'uscita è prevista per il 3 marzo 2020, o almeno il primo episodio. Esatto, a quanto pare sarà un gioco a episodi, come Life is Strange, forse per l'incredibile mole di contenuti o per altro, non ho capito bene. Comunque sia, ogni episodio costerà 70 euro e si potrebbero superare i 200 euro tranquillamente per provarlo del tutto. Eh sì, portafoglio, preparati. Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine. A quanto pare la serie Rainbow Six non chiuderà facilmente i battenti. Dopo una partenza un po' deludente, Rainbow Six Siege ha saputo ribaltare la situazione e diventare uno dei giochi cooperativi e competitivi più famoso di questi tempi. Con più di 25 milioni di utenti e decine di tornei ogni anno per coinvolgerne anche di più. Il seguito si presume uscirà nel 2020, e per ora si sa solo che sarà un nuovo gioco sempre sulla stessa scia del precedente. Speriamo valga l'attesa e che con la spinta del primo parta bene già dall'inizio questa volta.
Con questo concludiamo. Io sono molto ansioso per Final Fantasy e Cyberpunk. Voi invece? Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stessa voce, stesso gamer e orario diversissimo.